Sgarbi, tu hai sentito, hai potuto sentire il discorso di Conte, hai avuto modo di recuperarlo da qualche parte. Che impressione ti ha dato, Vittorio? Moderatamente, come in genere il tuo giudizio. Gli ho parlato, sono stato in Parlamento. Ah, ci hai parlato? Quando è arrivato, gli ho parlato e ha ipotizzato una collaborazione perché... Rivelo adesso, ma domani lo farò in Parlamento, che io darò la fiducia a questo governo. No, vabbè. E quindi la mia posizione è molto diversa da quella di Forza Italia. Lui lo ha inteso come un atto di cortesia sul piano umano. E Fraccaro, che era vicino a lui, anche lui mi ha detto siamo assolutamente felici che tu... Ma la mia idea di fiducia è questa. Questo governo nasce dopo una lettera molto precisa che io ho inviato a Berlusconi, da un via libera di Berlusconi. Tu ricorderai in quei giorni che Berlusconi doveva decidere se richiamare Salvini alla coalizione originale, che vuol dire vincolo di mandato, oppure se lasciarlo fare l'accordo con 5 Stelle. Gli ha dato il via libera. Quindi l'unica posizione onesta dovrebbe essere l'astensione, ma di più dovrebbe essere addirittura il voto favorevole, perché Salvini ha agito su suo mandato, come suo rappresentante di una maggioranza che c'è ancora, c'è negli enti locali, c'è qui a Corciano dove c'è il centrodestra, c'è a Sutri dove io peraltro l'ho allargato a tutte le parti politiche, ma in linea generale, come nelle regioni, come in Molise, come in Friuli, come in Lombardia, come dovunque si sia votato e si voti, l'alleanza tiene. Allora il peccato originale è immaginare che Salvini sia lì contro Berlusconi e lì per Berlusconi, che poi il veto l'abbia posto Di Maio, è cosa su cui è stato investito per rispondere Berlusconi, ha detto vada avanti. A me poi, quando mi ha chiamato, ho detto avevi ragione tu, ho sbagliato forse a dare il via libera, ma i parlamentari di Forza Italia, quelli che oggi ho visto, hanno chiesto a Berlusconi di non far sciogliere le camere per andare a votare per paura di perdere il loro seggio, non perché perderebbero le elezioni, le vincerebbero di gran lunga, con una maggioranza sicura, ma di perdere le candidature, perché nel bilanciamento fra la quota e i sondaggi che danno la Lega addirittura al 27-28 e Forza Italia sotto il 10, dovresti cambiare i pesi dei singoli collegi. Quindi hanno voluto rimanere lì e oggi si permettono di votare contro. Hanno chiesto loro a Berlusconi di non sciogliere le camere. Tra poco... Se avessero detto lui, vai libero. E quindi questo dato è così chiaro che non puoi non votare per Salvini, ti convince con Salvini. Ho capito. E se poi Salvini non sarà capace di prevalere su Di Maio, a quel punto romperà Salvini con Di Maio. Beh.